Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Pietro Matarazzo, sono lo chef del team Leopard, chef e responsabile di Hospitality. Purtroppo quest'anno con la pandemia in corso non riusciremo a partire con le nostre Hospitality per seguire i nostri team all'interno del paddock. Quindi con il mio amico Paolo Scalera e con i ragazzi del consorzio Prosecco Doc abbiamo deciso di portare avanti un progetto cominciato quest'estate, cioè fare delle video ricette da casa. Beh, oggi vi voglio proporre un piatto classico, un piatto tradizionale che può essere semplice ma non lo è. E noi all'interno del paddock la settimana della MotoGP il giovedì sera lo dedichiamo a Sua Maestà la Carbonara. Adesso ve la presenterò in un modo molto ma molto semplice. Ovviamente per la nostra carbonara utilizzeremo del guanciale che andremo a rosolare in padella senza aggiunta di grassi. Per la mia carbonara utilizzo un uovo e un tuorlo a testa e del pecorino, solo ed esclusivamente pecorino. Misceliamo tutto e lo utilizziamo dopo per la mantecatura e utilizzeremo uno spaghettone del pastificio Rummo, pastificio della mia città. Andiamo a calare la pasta e cominciamo la preparazione della carbonara. Pronta. Eccoci qua, adesso impiattiamo la nostra carissima carbonara. Eccoci qui. Non c'è bisogno di presentazioni, è una carbonara. Allora, caro Pietro, caro mio amico Paolo, ci sono le Hospitality, ma noi ci... Sempre operativi. Siamo sempre operativi. Soprattutto, voglio dire, siamo sempre operativi sul mangiare... E sul bere. E sul bere, vai. E naturalmente, a parte l'augurio a tutti gli amici del consorzio di Prosecco Doc e a tutti gli appassionati di moto, questo brindisi è per un augurio di poter tornare presto nel paddock. Io personalmente, perché così posso sempre approfittare dell'amicizia, della cortesia e della classe. Grazie. Di Pietro, e poi finalmente per vedere un po' di motociclette, perché di queste interviste via Zoom, di queste ormai non se ne può più. Comunque, vogliamo tornare a casa nostra. Esatto, a casa nostra, il paddock è casa nostra. Un augurio soprattutto per quello. Auguri a tutti voi.